Le sagome dei lavoratori che non ci sono più perché vittime di morti bianche, incidenti avvenuti cioè mentre erano impegnati nelle loro attività. L'immagine del 1° maggio a Salerno è anche in questo disegno effettuato attorno alla figura dei giovani che si sono sdraiati davanti al Tribunale di Salerno e hanno scelto così di dedicare nel comune capoluogo il corteo del 1° maggio alla sicurezza sul lavoro. Ma non solo, perché mentre a Nocera Inferiore veniva ospitato il corteo più tradizionale dando voce alla rappresentanza sindacale, a Salerno il corteo ha avuto anche un altro tema dominante: l'apertura dei negozi e la rinuncia al giorno di festa di quei dipendenti che non hanno potuto astenersi dall'andare al lavoro anche oggi. Per questo il 1° maggio a Salerno ha sfilato per dire con forza basta ricatti sui luoghi di lavoro. Dopo la mobilitazione partita da Piazza Vittorio Veneto, il corteo è poi terminato in Piazza Portanova, dove il microfono è stato aperto alle esperienze e alle lotte. Questo corteo nasce come un corteo alternativo. Si sta cercando di dare coraggio alle persone che non hanno voce, che non hanno diritti, che oggi, guardi, i negozi sono tutti aperti. C'è gente che lavora nei giorni di festa per salari miserabili, gente alla quale viene negata la vita. E abbiamo nella nostra regione, nella nostra provincia, un tasso altissimo di emigranti, di giovani che vanno via perché non c'è lavoro, perché non c'è voglia di rivedere tutto, di rifare un piano che sia calato sul territorio e sui bisogni delle persone. Salerno. Noi abbiamo scelto di manifestare su Salerno perché sul corso ci saranno tutti i negozi aperti. Con i festivi obbligatori questo diventa un problema perché i lavoratori sono sotto ricatto. Avere un contratto a termine significa che o scendi a lavorare obbligatoriamente nei festivi oppure ti mandano a casa. E a me è successo personalmente perché per aver recriminato contro lo straordinario non retribuito, a fine contratto sono stato mandato a casa con una pacca sulla spalla. Quindi noi dobbiamo rompere questo schema con i ricatti che fanno ai lavoratori e cercare di creare un fronte unito affinché tutti abbiamo dignità e diritti.